I libri da sempre ricoprono un ruolo fondamentale nella vita di tutti e anche se oggi si è sempre più digital, talvolta è difficile, se non impossibile, non optare per una versione stampata di un libro. Ma allora come valorizzare i libri nelle nostre case? La soluzione è progettare la nostra libreria nel modo corretto. Scopri insieme a me come puoi farlo nel video di oggi. Ciao e benvenuto nel mio canale. Mi chiamo Mattia, sono un interior designer e qui parleremo di case e di come progettarle nel modo corretto affinché diventino la casa dei sogni. Oggi parliamo di librerie, che siano aperte o chiuse, piccole o grandi. Nelle nostre case oggigiorno non ospitano solamente dei libri, ma anche foto, piante o oggetti decorativi che hanno con noi un valore emotivo, oppure la funzione di farci star bene e di rendere armonioso lo spazio in cui viviamo. Oggi voglio mostrarti 10 soluzioni a cui ispirarti per progettare in casa tua una libreria che funzionerà sicuramente. Ma come sempre, la regola numero 1 prima di acquistare la tua libreria, deve essere pensare al contesto in cui sarà inserita e alle tue esigenze, per compiere una scelta funzionale e razionale. La prima tipologia di libreria è quella a scaffale. È la più semplice e comune da trovare, nonché normalmente una delle più economiche. Se scegli questa tipologia di libreria, allora abbinala allo stile di casa tua. Disponi i libri in modo originale, mantenendo delle simmetrie di volume o intervallandoli con altri oggetti decorativi. Se ti piacciono tanto i libri e se c'è una parete libera a tua disposizione, allora potresti utilizzare proprio quella per progettare la tua libreria su misura per il tuo spazio. Non sempre quando si parla di progettazione su misura dobbiamo pensare di rivolgerci ad un falegname o ad un qualunque altro artigiano per realizzare il nostro progetto. A volte è sufficiente pensare in modo creativo e preciso e disporre alcuni moduli standard con una successione ben precisa per riempire nel modo migliore e corretto lo spazio a disposizione. Potresti pertanto scegliere di riempire solo una parte della parete che hai a disposizione oppure riempirla interamente con una libreria a tutta grandezza oppure con delle mensole pensate proprio su misura per quello spazio. Mi raccomando in questo caso di essere fedele al tuo stile e alla tua personalità. Per separare in modo originale due ambienti contigui, invece di erigere una normale parete, potresti pensare di considerare per questo scopo una libreria. Progetta su misura la soluzione ideale per lo spazio che hai a disposizione, per integrarlo nel modo corretto senza compromettere la funzionalità e la fruibilità dell'ambiente. Ma non sempre è necessario realizzare opere murarie per dividere in due uno spazio. Se non sono necessarie delle porte e se non vuoi perdere l'ampiezza dello spazio complessivo, allora usare una libreria come separé potrebbe essere la soluzione perfetta. In questo modo potrai infatti dividere visivamente lo spazio senza farlo sembrare troppo piccolo, occludendone infatti solamente in parte la vista. Diventa più che altro un gioco di percezione. Questa è anche una soluzione interessante perché la libreria sarà fruibile da entrambi i lati. Un'altra tipologia di libreria è quella ad angolo. Questa tipologia crea moltissimo calore ed eleganza e potrai realizzarla a prescindere dallo stile che ti caratterizza. Sarà sufficiente individuare un angolo non sfruttato in casa tua. Lo farai diventare super wow se deciderai di inserire una poltrona e una lampada per renderlo un vero e proprio angolo di lettura. Quando progetti una stanza, considera sempre che la parete posizionata di fronte all'ingresso principale dovrebbe avere qualcosa di particolare, qualcosa che sia in grado di attirare lo sguardo in modo piacevole. Questo perché quella parete è un punto focale. Ma allora perché non posizionare proprio lì una libreria dalla forma particolare, in grado di creare un particolare effetto visivo in quello spazio? Se ti piace questa ipotesi, allora prova a cercare una libreria che abbia una forma un po' bizzarra, ma sempre in sintonia con i tuoi ambienti e con lo stile di casa che hai scelto. Attenzione però che in questo caso l'estetica diventa ancora più importante e pertanto dovrai organizzare la tua libreria in modo ordinato e pulito, facendo delle scelte ben precise quando andrai ad inserire i libri all'interno. Un'altra soluzione l'ho definita libreria a nastro. Questa mi piace tantissimo perché crea un effetto strepitoso
ed estremamente funzionale, ideale anche per le case piccole, in quanto sfrutta degli spazi che tendenzialmente sono inutilizzati. In base allo spazio in cui verrà inserito, potrà essere un nastro corto, ad esempio in un corridoio o in un ingresso, oppure potrà essere molto lungo e percorrere l'intera stanza. L'impatto laterale dei mobili è sempre da evitare e quindi nella progettazione di casa nostra dovremmo sempre cercare di nasconderne i fianchi il più possibile. Un modo per farlo potrebbe proprio essere quello di inserire una libreria che abbia le stesse misure. Meglio infatti progettarla fin dall'inizio insieme ai mobili che acquistiamo, perché in questo modo potrà essere fatta dello stesso materiale, stile e dimensioni. Questa tipologia di libreria potrebbe essere ad esempio molto interessante nelle cucine per nascondere il fianco dei pensili e trovare finalmente un posto per i libri di ricette, ma è utilizzabile anche in altre stanze. Un'altra tipologia di libreria è quella illuminata. È sicuramente una soluzione più elaborata che necessita di una progettazione accurata e precisa. Normalmente è costituita di nicchie in legno o cartongesso ed è realizzata su misura. Per quanto riguarda l'illuminazione, di solito si utilizzano delle strisce LED oppure dei faretti ad incasso. La luce è in grado di plasmare in modo particolare il volume degli oggetti e riesce a conferire maggior profondità allo spazio. Anche in questo caso, la distribuzione degli oggetti e dei libri all'interno della libreria va effettuata in maniera consapevole. E per creare un effetto scenico maggiore, si potrebbe anche pensare di colorare la parete di fondo, l'intera nicchia o alcuni elementi della libreria. Infine, per sfruttare al massimo gli spazi e dare carattere anche alle zone di collegamento tra le varie stanze della casa, perché non optare per una libreria sistemata lungo le pareti del corridoio? Le opzioni a questo punto sono diverse e dipendono dal gusto personale, dallo spazio a disposizione e dalla conformazione del corridoio stesso. Guarda queste immagini e lasciati ispirare. Che tu sia un appassionato di libri, oppure se la presenza di libri in casa tua è solo un pretesto per metterne in evidenza qualcuno di particolare, adesso probabilmente conosci qualche soluzione alternativa, diversa e originale per progettare la libreria nella tua casa. Quindi quale sarà quella giusta per casa tua? Fammelo sapere nei commenti sotto al video, non vedo l'ora di leggerli. Per ora grazie per aver guardato questo video, spero che tu lo abbia trovato interessante. Ti auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.